Bene, allora buonasera a tutti e benvenuti a questa terza serata culturale di questo anno scolastico. Ringraziamo il professor Giuseppe Zanetto di aver accettato il nostro invito per due volte, perché la prima volta purtroppo era impossibilitato a partecipare per cause di forza maggiore e ha accettato di venire in una seconda data, così a stretto giro di posta, pur di non perdere questo appuntamento e quindi lo ringraziamo doppiamente. La ringrazio anche da parte della preside, della dirigenza e cedo la parola alla professoressa Maddalena Colombo che mi ha chiesto di non dire che lei è la vicepreside, quindi io non lo dirò per introdurlo. Prego. Buonasera a tutti e devo dire la verità che sono molto emozionata di presentare il professor Zanetto perché il professor Zanetto è docente di letteratura teatrale della Grecia antica all'Università degli Studi di Milano, però per noi è innanzitutto un maestro, davvero, lo dico per quanto mi riguarda col cuore perché ci conosciamo da quando io ero molto piccola. Ed è stato maestro di tutti noi, ecco, perché ci sono tanti colleghi qui tra di noi e tanti come me hanno studiato con lui all'università. Permettetemi di dire che in un momento in cui magari alla TV piuttosto che ai telegiornali sentiamo tanta difficoltà nel rapporto tra gli studenti e i docenti, siamo proprio contenti di aver qua davvero un maestro per noi, perché è proprio bello poter condividere con quelli che adesso sono i nostri studenti l'emozione di avere il nostro maestro presente. Quindi devo dire la verità che siamo veramente contenti di averla qui con noi e la ringraziamo. Posso raccontare un episodio? Ah, quando mi sono iscritta all'università Lettere Classiche era settembre 1999, quindi persino un altro millennio. Io ricordo questa cosa, professore, questo episodio. Lei cominciò il nostro corso di letteratura greca sul Pluto di Aristofane e lei sapeva di aver davanti un pubblico di studenti che tendenzialmente ascoltavano la loro prima lezione all'università, perché ora l'esame in letteratura greca 1 era il primo esame all'università. Era il nostro primo corso, e mi ricordo perfettamente che lei iniziò la lezione dicendo: "Beh, ragazzi, se siete qui è perché avete superato quel pregiudizio sulle materie umanistiche che vuole che le materie umanistiche non siano utili nella vita." Settembre 1999, quindi l'attualità del tema di cui parleremo questa sera credo che sia evidentemente ancora la stessa. Per cui la ringraziamo davvero col cuore di essere qui questa sera tra di noi. Grazie. Beh, avrete intuito che non era possibile sostituirsi a questa introduzione, perché se la professoressa Colombo ed altri suoi coetanei avevano vinto il dubbio rispetto all'utilità della lingua classica, la luce negli occhi di lei che introduce il suo maestro, vedete che ci dimostra un'altra cosa, che non c'è solo un'utilità dello studio della cultura classica, ma c'è una bellezza imprescindibile, tant'è che è ancora commossa di chi l'ha introdotta a questa bellezza. E come diceva, spero di non sbagliare, Concetto Marchesi rispetto a Quintiliano, dice che noi non abbiamo bisogno di persone competenti, ma abbiamo bisogno anzitutto di uomini commossi. Ed è per questa ragione che allora non indugiamo oltre e cominciamo a conoscere il relatore di questa sera. Abbiamo selezionato tra le tantissime domande che ci sono arrivate da parte degli studenti delle varie classi del liceo classico, alcune domande da rivolgere al professore. Poi alla fine, se ci sarà spazio, magari ne aggiungeremo qualcun'altra. Allora, le prime tre sono volte un po' a conoscere lui e la sua esperienza personale. E quindi prego di intervenire Maria Lucia, Carolina e Giulia. Prego. Ok,
Dal libro emerge in maniera molto evidente il suo amore per la cultura classica, nello specifico per quella greca. Cosa l'ha spinta ad avvicinarsi a questo mondo che pare, seppur lontano da noi, sempre attuale? Leggendo il suo ritratto e informandoci sul suo percorso formativo, ci siamo chiesti quali siano state le motivazioni che l'hanno portata a dedicarsi professionalmente alla lingua e cultura greca. Ci sono stati nella sua adolescenza una lettura, un incontro che l'hanno influenzata o è un interesse che ha maturato soltanto in età adulta? Come le è venuta in mente l'idea di scrivere questo libro, ma soprattutto perché per lei era importante mostrare le somiglianze con la civiltà degli antichi greci? Preciso solo una cosa, il libro cui stanno facendo riferimento le studentesse è il libro che si intitola Siamo tutti greci, uno degli ultimi scritti dal professore. Prego. Sì, scusate. Grazie anzitutto, naturalmente, ora cercherò di rispondere alle domande, ma ovviamente non posso fare a meno di ringraziare i colleghi, la dirigente scolastica, i colleghi per l'invito, per il doppio invito appunto. Perché nella prima occasione non ho potuto poi venire, non ho potuto onorare l'impegno perché è infortunato, fisicamente infortunato. Fortunatamente i colleghi mi hanno dato una seconda possibilità, una seconda chance ed eccomi qui quindi stasera. Grazie, grazie veramente e ringrazio Maddalena per le parole così affettuose e dolci che ha usato nei miei confronti. Devo dire, mi hanno commosso, mi hanno davvero commosso. E il discorso di Maddalena si innesta alla fine con il senso di queste domande, perché sono tre interrogazioni diverse che però hanno evidentemente un punto in comune, e cioè l'attualità della cultura antica, della cultura greca, il significato che la Grecia antica può avere e lo studio della Grecia antica può avere per noi oggi, tanto che c'è un liceo, il liceo classico, che voi frequentate o avete frequentato o frequenterete, che propone il greco, lo studio della lingua greca e lo studio della letteratura, della civiltà, della storia greca come materie fondamentali. Ecco, nel mio caso, certo, io ho fatto liceo classico a suo tempo, poi ho deciso di proseguire gli studi, di continuare a studiare latino e greco, in particolare greco all'università, e mi sono dedicato in particolare alla letteratura greca. Tutta la mia carriera è stata sul greco, ho studiato vari autori della letteratura greca, da Omero fino ai romanzieri. Perché? È una domanda credo lecita. È difficile rispondere, è abbastanza difficile. Ci sono casi in cui la vocazione è molto evidente, uno è in grado di ricostruire con molta chiarezza quando è scattata la vocazione. Per esempio, conosco abbastanza bene un attore che si chiama Poggioni, Christian Poggioni, è un attore regista di un certo livello che si occupa anche in particolare di drammaturgia classica. Ecco, lui più di una volta mi ha raccontato questo episodio della sua vita. Lui faceva liceo, era a scuola, poi avevano portato lui e la sua classe a teatro, credo che fosse il Pico, comunque un teatro di Milano, a vedere una rappresentazione teatrale, e quando l'attore che per primo era entrato in scena ha cominciato la sua performance, lui era stato proprio colpito al cuore e aveva deciso: io faccio quella cosa lì, io nella mia vita voglio fare quello che sta facendo quel signore lì. E per me non è stato esattamente così, ha contato molto un professore, come sempre i professori sono fondamentali, naturalmente, i maestri, come dice Maddalena, un professore di latino e greco, del liceo Zucchi, che io frequentavo da studente appunto, che ha saputo evidentemente proporre i contenuti della cultura antica in modo accattivante per gli studenti. E poi, devo dire, ha avuto, entro un po' in questi dettagli così biografici, che probabilmente non sono di assoluto interesse, me ne rendo conto, ma perché mi aiuta poi a entrare nel discorso. Probabilmente ha avuto un ruolo anche un viaggio che feci nelle vacanze fra il terzo e il quarto anno del classico.
allora si chiamava, allora c'erano quarta e quinta ginnasio, prima, seconda e terza liceo, quelle erano le vacanze fra la prima e la seconda liceo, quindi fra il terzo e il quant'anno, ed estate, in agosto credo, ero andato con un gruppo di studenti, più o meno coetanei, erano sì, sostanzialmente coetanei, in Grecia, un viaggio così, senza i genitori, quindi già quello era probabilmente la prima volta in vita mia che andavo all'estero senza i genitori, con dei docenti, due docenti accompagnatori che si prendevano cura di noi, e facciamo un giro classico, adesso me lo ricordo vagamente proprio, non sarei in grado di ricostruire l'itinerario, comunque andammo ad Delfi, Olimpia, ad Atene naturalmente, a Nauplia, in Argolide, e quel viaggio fu sicuramente importante per le cose che vidi, i luoghi, i siti, e anche per la lingua, il suono della lingua, il greco moderno mi colpì moltissimo, così, così diverso e così vicino, in realtà questo l'ho scoperto poi al greco antico. Mi ricordo che avevo cercato di comprare una cartolina parlando in greco antico, sì, un po' come, avete presente Mediterraneo, il protagonista, uno dei protagonisti, il film Mediterraneo, quello di Salvatores, il film Mediterraneo, che c'è uno dei protagonisti che è il tenente, che è un professore di latino e greco, un professore di ginnasio, che però appunto sa il greco antico, non sa il greco moderno, e allora quando parla col prete di Castellorizo gli dice «Ego eimi italicos stratiotes», e l'altro gli dice «Guardi, parli pure italiano», perché era dodecaneso, quindi le persone in linea di massima conoscevano l'italiano. Ecco, e poi ha avuto un'importanza grandissima per me proprio dopo questo viaggio, che sicuramente è stato importante, quando poi ho cominciato a frequentare l'università, a studiare a livello universitario, poi mi sono laureato, ho cominciato la professione. Ecco, un passaggio fondamentale è stato la scoperta, la riscoperta, ma in realtà la scoperta, con maggior consapevolezza, maggior decisione anche, proprio della Grecia di oggi, il viaggio. Ecco, io credo che la dimensione del viaggio, almeno nella mia esperienza personale, nel mio sentimento personale, sia fondamentale. E ho viaggiato molto in Grecia, insieme con gli studenti, organizziamo ogni anno viaggi con gli studenti dell'università, ma poi anche ho avuto tante altre occasioni di andarci, con vari accompagnatori, sempre con questa intenzione proprio di incontrare i luoghi. E la dimensione del viaggio è diventata sempre di più, la percepisco come la mia dimensione, nel senso che il mio approccio alla Grecia antica passa inevitabilmente attraverso un continuo riferimento alla Grecia di oggi, in un gioco quasi di rimbalzi, per cui anche quando faccio lezione, in realtà dentro di me percepisco la mia lezione, il discorso che faccio, la presentazione che faccio dei testi, degli autori, come una sorta di viaggio, perché mi scatta automaticamente un collegamento con i luoghi collegati con le cose di cui parlo. È una specie di rapporto più univoco, nel senso che girando per la Grecia confronto inevitabilmente, automaticamente, quello che vedo, che sento, che passa sotto i miei sensi, con la Grecia che ho dentro, quindi i testi che conosco, e viceversa quando appunto faccio lezione o scrivo, la Grecia di carne e di sangue, per così dire, la Grecia fisica dei luoghi e delle sensazioni che questi luoghi producono, mi accompagna continuamente. No, ho voluto dirvelo perché alla fine, quindi, la vocazione, diciamo così, la vocazione, cioè l'interesse per la Grecia antica e la scrittura, questo libro che ho scritto e altri che ho scritto, che sono viaggi nella Grecia antica attraverso la Grecia moderna, vanno molto, molto d'accordo, sono praticamente la stessa cosa. Bene, e allora adesso
passiamo al secondo punto emerso dalle domande dei ragazzi, che è probabilmente una domanda che li riguarda molto da vicino, e cioè: per quale ragione oggi, nel 2023, vale la pena occuparsi della cultura greca classica? Non solo in termini di utilità, ma anche proprio in termini di senso profondo di questa esperienza culturale. Allora, cedo la parola a Silvia, che parlerà anche a nome di Judith, Celeste e Marika. Buonasera, la prima domanda che le faccio è appunto di una mia compagna che purtroppo stasera non è potuta essere qui, e la domanda è, lei chiede: vorrei solamente sapere le sue opinioni sulla classicità, per quali motivi un giovane dovrebbe approcciarsi a questo tipo di studio, quali messaggi importanti e profondi potrebbe trarre dall'antico e anche quali messaggi all'apparenza più semplice e quasi banali possa ricavare. Insomma, da una persona che ha raggiunto un livello di conoscenza in materia, vorrei sapere perché valga la pena di dedicarsi alla classicità. E poi avrei anche una curiosità personale, perché appunto abbiamo parlato della classicità in rapporto con l'oggi, e io, essendo una ragazza di 18 anni e avendo una passione per la lettura, diciamo che ho trovato nella mia vita la classicità anche in alcuni testi che ultimamente hanno anche riscosso parecchio successo. E vabbè, parliamo più banalmente ad esempio della saga scritta da Rick Riordan, oppure dalla saga, dal romanzo di Madeline Miller, La canzone di Achille, oppure Circe. E quindi la mia curiosità era cosa ne pensasse di questo ritorno dei classici nella letteratura per ragazzi. Buonasera. Nell'introduzione dice che cercando le analogie tra antichità e attualità, in quanto ci permettono di parlare e non essere parlati, è bene evitare gli eccessi e tenere presente che la Grecia è antica e perciò molto è andato perduto. La presunta perfezione raggiunta dalla Grecia, i vari stereotipi su diversi aspetti di quella cultura, in che modo influiscono sulla visione attuale di questa terra? Nell'ultimo capitolo, inoltre, lei parla dell'idea di Grecia che ogni epoca si è fabbricata e della falsificazione derivante dall'attribuire ai greci cose elaborate dai contemporanei senza mantenere una distanza storica. Oggi, nel XXI secolo, possiamo dire di aver afferrato la sintesi più genuina dello spirito greco? Siamo anche noi vittime di un fraintendimento? Buonasera. In che modo la consapevolezza di derivare dai greci e lo studio della loro cultura cambia la nostra quotidianità? Sì, grazie anche per queste domande che ci introducono, credo, in quello che è il nucleo fondamentale del discorso che affrontiamo stasera, così l'attualità dell'antico, in particolare l'attualità del greco, della Grecia antica, della civiltà greca. E sì, in modi diversi le tre ragazze hanno toccato lo stesso punto. E questo passato è passato e basta, o è un passato che vive anche oggi? Perché solo in questo caso naturalmente vale davvero la pena di studiarlo. E sono un conto è studiare la Grecia antica, la letteratura, la lingua, come si fa al liceo classico, o come si può fare anche, naturalmente non è solo nel liceo classico che si dà importanza alla storia antica, all'arte antica, anche nelle altre scuole superiori. Al classico c'è anche in più naturalmente l'aspetto tecnico della lingua, quindi un approccio proprio diretto ai testi, un'attenzione particolare ai testi. E questo è lo studio del passato. Invece un'altra cosa è dedicarsi professionalmente a questo studio. Sono due cose un po' diverse. È chiaro, fare del latino e del greco, insomma, della civiltà classica,
la propria professione, scegliendo di studiare lettere classiche all'università e poi di coltivare questi studi anche nella professione, facendo gli insegnanti, di solito poi lo sbocco professionale è la carriera di insegnante. Questa è una scelta, non è però appunto l'unica possibilità. Adesso non so bene quali siano le percentuali, le statistiche, credo che in una classe che esce dalla maturità forse uno o due poi proseguono in questi studi, no, che gli altri no, fanno le cose più diverse, fanno medicina, giurisprudenza, economia, però hanno aperto gli occhi, diciamo, hanno aperto gli occhi, la mente e il cuore sulla civiltà, sulle civiltà del passato, le letterature del passato, e sicuramente questo ha dato loro qualcosa. Ha dato loro qualcosa in termini non soltanto fascino culturale, fascinazione culturale, ma in termini di consapevolezza, una consapevolezza che poi ha una ricaduta sul modo di vivere, di essere oggi. Questo è il punto fondamentale, quello di cui alla fine in buona sostanza parliamo stasera, che cercherò di illustrarvi stasera. Questi studi, questo contatto con la civiltà antica ha una ricaduta molto forte sulla consapevolezza di noi, quindi sulla lucidità con la quale prendiamo coscienza di noi, del nostro mondo, di quello che ci circonda, e reagiamo agli stimoli, alle sfide, alle sollecitazioni che il nostro mondo ci pone. Conoscere le civiltà del passato, in particolare la civiltà greca e la civiltà latina, ci dà una maggior forza mentale, affettiva, per vivere appunto più lucidamente l'oggi. Questo lo diciamo, ma dobbiamo anche in qualche modo argomentarlo. Dimostrarlo è difficile, è proprio dare una dimostrazione. È una delle cose più difficili, ci ho provato molte volte, nel senso che, come potrete capire, uno che per professione insegna letteratura greca è spesso chiamato a dar ragione dei suoi studi, spesso gli capita di dover spiegare perché questi studi, non soltanto perché lui ha scelto questi studi, ma perché a suo giudizio questi studi sono importanti e sono degni di essere praticati anche oggi. Quindi non è certo la prima volta che mi misuro con questi temi. Non è facile proprio argomentare in maniera teorica. Si può, credo, dire questo, e cioè che la civiltà della Grecia antica è una civiltà che si è misurata con la vita umana, con i problemi che la vita umana pone, in maniera totale. Diciamo che i greci hanno affrontato a tutto campo, a 360 gradi, con consapevolezza, lucidità, i problemi posti dal vivere, dal fatto di essere a questo mondo. Si sono sforzati di prendere coscienza del loro modo di vivere, delle loro istituzioni, dei loro costumi, delle loro credenze, e anche di pensare a come queste credenze, queste convinzioni potessero essere modificate, a problematizzare anche il loro mondo. In questo modo hanno elaborato una massa di idee, immagini, racconti, testi che raccontano l'umano, affrontano, illustrano l'umano, cercano di spiegarlo con grande forza, grande efficacia anche artistica. Quindi questi prodotti, diciamo, della civiltà greca antica ci sono utili, ci forniscono strumenti
importanti e sostanzialmente indispensabili se anche noi vogliamo compiere lo stesso percorso, problematizzare il nostro essere al mondo, avere contezza di noi. Siamo quasi inevitabilmente portati, quando problematizziamo i dati dell'esperienza, siamo quasi costretti a utilizzare categorie di pensiero, categorie di giudizio, immagini, concetti, un lessico che in larga misura sono quelli elaborati dai greci. Si dice che il greco è una macchina per pensare, si usa questo motto, questa definizione. Studiare il greco, studiare la Grecia antica, la letteratura, la storia greca, significa entrare in una macchina che ti aiuta a pensare meglio te stesso, il tuo mondo, il tuo essere al mondo, le tue scelte. Questo, va bene, è un discorso teorico naturalmente, e si tratta poi di argomentarlo e io sono capace soltanto di farlo con degli esempi, non sono un grande teorizzatore, proverò a darvi degli esempi nella speranza che abbiano una certa efficacia. Il mito, cominciamo dal mito. Mito greco, noi tutti lo conosciamo bene, il mito è un complesso di racconti, racconti con i quali i greci spiegavano la realtà. Il mito dà per i greci una spiegazione adeguata del mondo, della realtà, di come il mondo si è costituito, si è venuto a definire e ha quelle caratteristiche che ha. Il mito è un racconto fondativo della realtà. Ecco, il mito greco è utile anche oggi perché è un po' il discorso che si diceva prima quando si parlava del greco come macchina per pensare, perché quando vogliamo definire qualcosa, dare di un problema, di un tema, una definizione forte, non riusciamo a trovare un riferimento più efficace di quello fornito dal mito, dai personaggi, dai racconti, dalle figure del mito. Vi faccio un paio di esempi. Il mito di Telemaco, la figura di Telemaco, che è una figura anche, tra l'altro, anche di attualità, sono stati pubblicati anche di recente libri che proprio partono da Telemaco per affrontare certi aspetti del mondo di oggi. Fece molto discutere nel luglio del 2014 la scelta dell'allora primo ministro italiano Matteo Renzi di aprire il discorso con cui lui inaugurò il semestre di presidenza italiana della Comunità Europea con un riferimento proprio alla figura di Telemaco. A proposito dell'Europa, l'Europa si parla continuamente, è un tema caldissimo, sono anni che in televisione, sui giornali, nel dibattito pubblico parliamo e sentiamo parlare costantemente di Europa, dei problemi che l'Europa pone. Sono gli europeisti che sostengono che l'Europa è una grande possibilità, una grande ricchezza, e ci sono gli anti-europeisti che ritengono che sia un disegno fallito, che sia arrivato il momento di prenderne atto e quindi di correggere questo progetto così fallimentare. Ecco, Renzi, ex studente del liceo classico, fece riferimento alla generazione dei padri, i padri fondatori dell'Europa, quelli dei trattati di Roma del 57, quindi figure mitiche, per così dire, della storia politica europea
del Novecento, quindi Adenauer, il cancelliere Konrad Adenauer, De Gasperi, l'italiano De Gasperi, il francese Schumann, questi grandi padri dell'Europa comune, e disse Renzi che questo grande progetto elaborato da loro aveva soltanto bisogno di essere rinnovato, completato più che rinnovato, sì, completato dalla generazione dei figli, con un atteggiamento, disse Renzi, simile a quello di Telemaco, proposto quindi come esempio di scelta politica, di progetto politico. Chi è Telemaco? Telemaco è il figlio ideale per certi versi, è il figlio che riconosce l'importanza per lui del padre, la figura paterna. Telemaco guarda Odisseo come un punto di riferimento imprescindibile, ne attende il ritorno, è consapevole del fatto che solo il ritorno di Odisseo può significare anche per lui davvero una crescita sostanziale, l'ingresso in una fase adulta e costruttiva della propria esistenza, e va incontro al padre. Quindi non è il figlio che si ribella al padre, non è neanche il figlio succube del padre, ma è il figlio che ha nei confronti del padre quello che dovrebbe essere il giusto rapporto, cioè un rapporto di riconoscimento dell'autorità paterna, di affidamento al padre, nel segno però poi anche di una crescita personale e nella speranza poi di subentrare al padre. Questo è il discorso di Renzi, che credo abbia un certo successo dal punto di vista retorico almeno. Renzi però non inventò nulla, devo dire, perché l'anno prima Massimo Recalcati aveva pubblicato un volume, psicanalista e anche scrittore, filosofo, pedagogo, Massimo Recalcati aveva pubblicato un libro in cui appunto presentava il modello di Telemaco come un modello ideale anche per la scuola, anche per l'educazione. Recalcati in questo volume, poi ripreso da un libro successivo sull'affettività, sull'importanza di fare un'educazione, l'importanza dell'elemento affettivo nella scuola, nel rapporto educativo fra l'insegnante e gli allievi. Appunto Recalcati distingueva tre modelli di scuola, tutti e tre definiti da un personaggio del mito greco. Quindi la scuola Edipo, che prevede un rapporto molto stretto tra l'educatore e l'allievo, un rapporto molto stretto ma anche molto, molto severo, un rapporto nel quale l'educatore ha un'autorità totale, suprema sull'allievo, a cui è chiesto di lasciarsi plasmare in questo modello educativo e scolastico l'allievo è come cera, che deve essere modellata dal docente, dall'educatore, dall'insegnante. È un modello, secondo Recalcati, a lungo andare fallimentare, perché provoca inevitabilmente una reazione di rifiuto da parte del giovane, dello studente, che appunto si sottrae a questa pressione, e infatti uccide il padre. Il rapporto fra Laio e Edipo è un rapporto conflittuale molto forte. Edipo uccide suo padre, si impadronisce del suo mondo, si impadronisce del trono, anche della sua donna. C'è poi la scuola Narciso. Narciso è quel personaggio del mito greco, lo sappiamo bene, che si innamora di se stesso, è un bellissimo giovane, un bellissimo cacciatore che un giorno, abbeverando già una fonte, vede la sua immagine riflessa nello specchio dell'acqua, vede la sua immagine riflessa nello specchio dell'acqua, non si rende conto, non capisce bene se quello che lui vede è lui o un altro, e si innamora
di questa immagine, che poi è la sua stessa immagine, e cade, si getta nell'acqua per afferrare questa creatura bellissima che ha visto, e in realtà affoga perché non esiste quest'altra creatura, non esiste, è un'immagine che lui stesso ha proiettato. Ecco, la scuola Narciso, secondo Re Calcati, è una scuola pure, è un modello scolastico sbagliato, è una scuola liquida, dice Re Calcati, in cui i ruoli, le responsabilità non sono ben definiti, è una scuola in cui c'è confusione di ruoli, c'è confusione tra il docente e l'educatore e l'allievo, perché, o tra il padre, tra il genitore e il figlio, perché chi dovrebbe avere maggior responsabilità, quindi autorità, autorevolezza, invece cerca il contatto, ma in maniera eccessiva, si mette sullo stesso piano del giovane, è la figura del genitore fratello, no? che si propone come una sorta di fratello maggiore del figlio, si mette sullo stesso piano, gioca con lui, e anche questo, secondo Re Calcati, naturalmente è negativo. E poi c'è la scuola Telemaco, la scuola che secondo Re Calcati è il modello giusto, naturalmente, in cui i rapporti tra l'educatore e il discente, l'allievo, sono come nell'Odissea i rapporti tra Odisseo e Telemaco. Quindi appunto c'è un maggiore che è il padre, che è l'educatore, dotato di autorità, autorevolezza, un'autorevolezza riconosciuta dal figlio, dall'allievo, che guarda al padre o all'educatore come a un modello da seguire, e che però gli serve per crescere, quindi un modello dinamico, per così dire, che gli serve per crescere, esattamente come fa Telemaco. Nell'Odissea Telemaco si mette in viaggio per raggiungere il padre, per avere notizie di suo padre, e con questo gesto, che è un gesto molto forte, che gli viene suggerito da Atena, avvia il proprio processo di crescita e rende possibile l'Odissea, perché l'Odissea è avviata proprio da questa partenza di Telemaco. Cosa c'entra tutto questo? Ho pensato di parlarvene perché mi sembra un esempio di come l'immaginario antico, il mito, l'immaginario antico, possa essere utile per spiegare problemi che investono la realtà di oggi, non problemi astratti, ma problemi molto concreti che riguardano noi tutti, riguardano la vita di tutti i giorni. Un altro esempio, una cosa che mi ha colpito molto un paio d'anni fa, quando nei primi tempi della pandemia, una primavera, tarda primavera, prima estate del 2020, quando c'era questa situazione di grave stress, e con molti casi di Covid, anche gravi, e c'era il problema del sovraffollamento degli ospedali, lo ricordiamo tutti naturalmente con molta angoscia. In particolare dei reparti di terapia intensiva, lo ricordate? Ci furono dei momenti in cui davvero sembrava che questi posti non bastassero, quindi la disponibilità di posti nei reparti di terapia intensiva non fosse sufficiente per reggere il numero soverchiante delle persone che avevano bisogno di essere ricoverate. E quindi un po' in tutta Europa, anche in Italia, ma un po' in tutta Europa, perché la situazione poi era molto simile nei vari paesi europei, cominciarono a venire fuori questi protocolli. Il protocollo di Stoccolma è il più terribile, prevedevano dei meccanismi decisionali nel caso in cui si fosse dovuto decidere tra chi ricoverare e chi non ricoverare.
In Italia poi credo non si arrivò mai a questo estremo, perlomeno non ce lo dissero, però se ne parlò, ecco, se ne parlò. E furono elaborati questi protocolli che prevedevano certi criteri da applicare nel caso in cui si fosse dovuto decidere tra questo sì e questo no, in base a quali criteri. Uno dei criteri, anzi abbastanza diciamo, pesante, era l'età. L'età in rapporto al beneficio terapeutico, cioè si ragionava così. Se devo scegliere tra uno di 40 anni, se ricoverare, cioè c'è posto per uno solo, e devo scegliere se ricoverare uno di 40 anni o uno di 70 anni. A parità di altre condizioni, è chiaro che non conta solo quello, ma a parità di altre condizioni ricovero quello di 40 anni. Perché? Perché se guarisce avrà 40 anni più o meno da vivere davanti, quindi il beneficio terapeutico è una sopravvivenza di 40 anni. Se ricovero il settantenne, quello campa 10 anni, sempre che guarisca naturalmente, il beneficio terapeutico è di soli 10 anni. Quindi in termini anche proprio, come dire, di investimento di risorse, in termini sociali, visto che un posto in terapia intensiva costa risorse, denaro, per spendere bene, diciamo, il denaro pubblico, meglio ricoverare un quarantenne che non un settantenne. Devo dire che la cosa mi preoccupava moltissimo, che già cominciavo a avere 70 anni, devo dire. Sì. E lì, veramente, cioè, mi ha molto colpito questa cosa e quasi automaticamente proprio mi era venuto in mente, anche in questo caso, il mito greco, soprattutto il mito tragico, perché poi certo noi parliamo di mito, racconti miei, abbiamo parlato di Telemaco, l'Odissea, quindi abbiamo parlato del mito epico, però naturalmente il mito è anche, e forse dal nostro punto di vista soprattutto, il mito tragico, perché la tragedia drammatizza il mito e lo drammatizza in maniera problematica, quindi proprio spremendo il mito e cavandone fuori proprio la dimensione problematica, facendo del mito un terreno di riflessione, di dibattito. E nell'Alcesti il problema è toccato. Nell'Alcesti di Euripide il problema è toccato perché vabbè, adesso non abbiamo tempo naturalmente di raccontare la trama, però anche lì c'è una scelta da fare, perché il protagonista, che è Admeto, questo re della Tessaglia, deve morire, però ha ottenuto, grazie all'intervento di Apollo che lo protegge, che lo predilige, ha ottenuto questo privilegio di poter evitare la morte nel caso in cui qualcuno si offre di morire al posto suo liberamente, però diciamo non è che può ammazzare uno al posto suo, deve proprio trovare uno che liberamente muoia al posto suo. E lui si convince che i suoi genitori, che sono anziani, lo faranno sicuramente, si convince che o il padre o la madre, che ormai hanno poco da vivere, hanno poco da campare, si rassegneranno a questo sacrificio non poi così grande, cioè rinunceranno a questi pochi anni, questi pochi giorni che hanno davanti, pur di assicurare invece una lunga vita al figlio. Così non è, i genitori non vogliono sacrificarsi per il figlio, e quindi alla fine è Alcesti, la moglie che è giovane naturalmente, è una ragazza molto giovane che ha davanti tutta la vita, che è madre di due figli piccoli, quindi avrebbe anche doveri, diciamo, familiari che dovrebbero indurla ad abbracciare la vita, a rimanere in vita, mentre lei accetta, quindi dando prova di un altruismo davvero eroico. È un esempio luminoso di altruismo. E c'è il dibattito, una tragedia. La tragedia comincia quando in realtà tutto questo è già avvenuto, appartiene all'antefatto. E nella tragedia però c'è lo scontro fra padre e figlio, cioè Admeto a un certo punto discute col padre ferete e lo rimprovera, lo insulta, proprio gli rinfaccia questo gesto di egoismo che lui ha fatto,
rifiutando di morire per il figlio. E glielo dice, ma come? Avevi poco da campare, vecchi, egoisti, attaccati alla vita, attaccati a questo brandello di vita che si trovano davanti. Tu hai rinunciato a, in realtà, quello che sarebbe stato un motivo di gloria per te. Tutti avrebbero parlato bene di te se avessi accettato di morire per me. E l'altro invece, Ferrete, non accetta questi rimproveri del figlio e ribatte. È proprio il tipico meccanismo tragico, no? La tragedia contrappone, la tragedia problematizza le situazioni proprio mostrando i diversi modi di vedere una cosa. Quello che dice Admeto non è del tutto sbagliato. È chiaro che lui dovrebbe star zitto, si potrebbe dire, perché lui, proprio lui è stato quello che non ha accettato di morire e ha cercato a tutti i costi qualcuno che lo salvasse morendo al posto suo, quindi non è certo nella condizione di poter rimproverare un altro. Però è vero, cioè, almeno in parte, quello che lui dice rimproverando suo padre è vero, ma è vero anche quello che dice Ferrete quando, appunto, ribattendo, gli dice che gli dice che il vero colpevole di tutto è lui, Admeto, è lui che non ha accettato il suo destino e quindi ha messo in moto questo meccanismo perverso. E poi dice Ferrete, la vita è bella, il sole, vedere il sole è una cosa meravigliosa. Tu non devi pensare che chi è vecchio sia meno attaccato alla vita di chi è giovane. Ora, naturalmente poi, adesso ciascuno può pensarla come vuole, poi in realtà la tragedia non è che indichi una verità, indica un dibattito, apre le possibilità, quindi non è che alla fine ci sia un verdetto, uno dei due ha ragione, l'altro ha torto. Però certamente mi sembrava allora, e mi sembra anche adesso, che questo discorso centrasse, ecco, fosse utile riflettere anche in questi termini, tenere conto di questo dibattito già antico, potesse essere utile per affrontare il problema nel concreto, il problema concreto, attuale della pandemia. Scusate, vi faccio un altro esempio e poi la smetto. Mi ero preparato. No, questo è troppo frivolo. No, mi ero preparato quest'altro esempio tratto dal cinema. Non so se avete visto l'ultimo film di Almodovar, che si intitola Madri Parallele, è uscito, sì, non, è recente, non proprio recentissimo. Non so se vi piace Almodovar, mica tanto. Vabbè, Madri Parallele racconta appunto l'esperienza di due donne spagnole che hanno un figlio, partoriscono, in realtà sono due bambine, partoriscono una figlia contemporaneamente, non si conoscono prima di questa esperienza. Ed è un film, come tutti i film di Almodovar, in cui è assolutamente centrale la figura femminile, perché nei film di Almodovar gli uomini praticamente non esistono, non esistono soltanto le donne, e si parla spesso di madri, di maternità, e per Almodovar la madre è tutto. Cioè, quando uno viene al mondo perché una madre l'ha messo al mondo. Il padre non c'è, o se c'è è irrilevante, non conta, di solito scompare, insomma, scompare. Il vero rapporto, diciamo, di figliolanza è quello tra madre e figlio. È sempre così, insomma, c'è questa intensità fortissima di affettiva il rapporto tra madre e figlio, che è il contrario del sentimento antico, del sentimento, insomma, sentimento forse non è la parola giusta, comunque è un modo di guardare al rapporto di maternità, paternità, molto diverso dal modo greco. Per esempio, un passo famoso delle Eumenidi,
di Eschilo, si parla proprio di questo tema. Apollo, il dio Apollo, quindi è il dio in persona, che è un personaggio della tragedia, interviene nella tragedia, nel processo di Oreste. Si tratta di decidere se Oreste è colpevole o innocente per aver ucciso sua madre. Oreste ha ucciso sua madre, Clitennestra. L'ha uccisa però per vendicare il padre Agamennone, perché Clitennestra ha ammazzato Agamennone. Quindi lui ha ucciso sua madre per far giustizia, spinto a questo anche da un oracolo di Apollo. Solo che è pur sempre un matricidio quello che ha commesso. Quindi è perseguitato dalle erinni, diciamo, dei demoni vendicatori del sangue materno. E si sottopone a un vero e proprio processo, con una giuria e i testimoni che depongono a favore o contro l'imputato. Apollo scende in campo, diciamo, a difesa di Oreste, non soltanto perché è stato lui, Apollo, con i suoi vaticini a incoraggiarlo a compiere il matricidio, ma anche teorizza, ecco, Apollo teorizza e spiega che un figlio in realtà è frutto del seme paterno, cioè è solo il padre che conta, la madre è una sorta di contenitore, è un contenitore che nutre l'embrione, una sorta di vaso che nutre l'embrione, ma non ha alcuna, non determina in nessun modo il carattere del nascituro. Uno è figlio di suo padre, la madre non conta. Quindi, secondo questa teoria, Oreste ha fatto benissimo a vendicare Agamennone, suo padre, anche se questo ha significato uccidere la madre, perché dei due genitori di gran lunga più importante è il padre. Ecco, per Almodovar assolutamente non è così, quindi potrebbe sembrare una storia impostata in maniera assolutamente moderna, in realtà poi invece la vicenda, lo si vede seguendo naturalmente il film, seguendo la trama del film, recupera un elemento del mito antico, del mito greco, che è fondamentale, fondamentale soprattutto nella tragedia, e cioè il riconoscimento, quella che tecnicamente si chiama agnizione. Nel mito il riconoscimento è importantissimo, per esempio nel mito di Edipo, proprio la storia di Edipo è la storia del riconoscimento di sé. Edipo non sa chi è quando comincia la tragedia, Edipo crede di essere il figlio di quelli che in realtà sono i suoi genitori adottivi, lui non lo sa. E quindi la vicenda è la progressiva scoperta da parte di Edipo di se stesso, della sua identità. E lui arriva finalmente a scoprire che quel bambino, quel neonato esposto sul monte a morire tanti anni prima dal re e dalla regina di Tebe, non è morto, altri non è se non lui. Lui è quel bambino. E naturalmente questa scoperta, questo riconoscimento, da un lato è il disvelamento, è la verità che rompe, dall'altra però è anche la tragedia che esplode, perché lui scopre di aver, sia pur senza volerlo, fatto cose terrificanti. E poi il meccanismo dell'agnizione entra in tanti miti, veramente in tantissimi miti tragici, entra poi anche nella commedia. Ecco, il film di Almodovar prende forma, prende senso, consistenza, proprio quando si adotta il meccanismo dell'agnizione. Cosa succede? Succede che queste due donne, una più giovane, una molto giovane, proprio quasi una ragazzina, l'altra invece più matura, vengono casualmente, si ritrovano nella stessa stanza d'ospedale perché devono partorire tutte e due, e quindi fanno amicizia, nascono due bambine e poi le due tornano a casa, ciascuna con la propria bimba. Ma in realtà nella nursery è stato commesso un errore, le due bambine sono state scambiate. Quindi
ciascuna delle due madri si porta a casa la figlia dell'altra, naturalmente non lo sanno. Pochi giorni dopo, poche settimane dopo, la figlia della madre più giovane, che in realtà non è sua figlia, ma lei crede, sì, muore in culla, è una tragedia, è una disgrazia, muore in culla, e quindi ovviamente questa donna è disperata, e passa un po' mentre invece l'altra, quella più matura, è molto contenta di avere questa bambina, anche se è nata tardi, riorganizza, diciamo, la sua vita, la sua carriera. Lei è una fotografa di successo, dando spazio anche a questa bimba. Poiché cosa succede? Che le due si ritrovano casualmente al bar, in un momento in cui la giovane, che ha perduto la bimba, è in difficoltà anche economica, è entrata in crisi, e allora l'altra, così per aiutarla, la assume come babysitter, e quindi c'è questo ménage, diciamo, a tre, le due donne con la bimba. E solo che poi a un certo punto la donna più anziana comincia ad avere dei sospetti, perché questa bambina, man mano che cresce, ha dei tratti somatici che non assomiglia né a lei né al padre. Lei lo sa chi è il padre, naturalmente. È scomparso quest'uomo, ma lei sa chi è il padre. Questa bimba non assomiglia né a lui né a lei, mentre ha tratti somatici vagamente andini, latinoamericani, che fanno pensare al padre dell'altra bimba, perché la donna giovane aveva avuto una relazione appunto con un latinoamericano. Allora, appunto, in virtù di questo sospetto, la donna fa la prova del DNA. Certo, sottopone a DNA se stessa e l'amica, naturalmente non glielo dice, e la prova del DNA dimostra che la bimba è figlia dell'altra. Questa scoperta per qualche tempo sconvolge le loro vite, e però poi, alla fine, la verità, che in questo modo è stata ristabilita, ricrea un equilibrio, e le due donne, quella più giovane e quella meno giovane, riscoprono un senso più profondo, diciamo, del loro essere al mondo, del loro essere madri mancate, e della loro relazione di amicizia. Quindi un film che è assolutamente costruito sul modello della tragedia greca, proprio con un'agnizione classica, sembra Aristotele praticamente, l'agnizione di Aristotele, che dà senso, profondità, credibilità al film. Un'altra curiosità che è emersa dalle domande dei ragazzi è relativa al fatto che il greco antico venga descritto solitamente come una lingua morta, e quindi a maggior ragione, anche per l'episodio che le raccontava del film Mediterraneo, ci si chiede quale sia il valore dello studio di una lingua se questa lingua dovesse essere semplicemente morta e sepolta. Allora, diamo la parola a Davide e a Margherita, che pone la domanda di Tommaso. Buonasera. Come risponde alle persone che sostengono che studiare greco sia inutile perché, a detta loro, è una lingua morta? La domanda di Tommaso è un po' più lunga. Durante la fase ellenistica della storia greca si assiste ad un'espansione immensa dell'impero di Alessandro Magno, che, ricettacolo di stimoli culturali più vari, si imposta su un'impronta forse trazione greca, a partire dalla diffusione della Koinè, ovvero la versione del greco, diciamo, semplificata e resa lingua ufficiale dell'impero. Generalmente la penetrazione culturale adoperata da una lingua consegna dei lasciti importanti e duraturi nel tessuto semantico e nel vocabolario dei popoli che ne fanno uso. Quindi Tommaso chiede:
quanto del greco è rimasto nella moltiplicità di lingue parlate negli odierni paesi toccati dall'espansionismo alessandrino, per esempio l'arabo, il farsi, il turco, lingue d'uso dove la Grecia ha fatto da padrona in alcuni frangenti storici, risentono in qualche misura della Grecia passata? Grazie. Eh sì, la lingua, beh, giusto, assolutamente, visto che poi al liceo classico la si studia. Quindi il greco lingua morta. Naturalmente io non sono d'accordo sul fatto che sia una lingua morta. A ben pensarci, in realtà il greco è l'unica lingua, perlomeno, che io sappia, ma credo che sia davvero così, perché lo si dice anche, è l'unica lingua parlata continuatamente senza interruzione da 3500 anni, perché il miceneo è greco, adesso lo sappiamo con certezza, già da una settantina d'anni, da quando la lineare B è stata decifrata, si è visto che i micenei, gli Achei, parlavano greco e scrivevano greco. Certo è una forma di greco più arcaico rispetto al greco di Pericle, diciamo, però è pur sempre greco. E il poeta Seferis, Georgios Seferis, premio Nobel della letteratura, nel discorso che lui tenne a Stoccolma quando ritirò il premio, appunto, disse anche questo, attirò l'attenzione del pubblico su questa cosa, cioè che per 3500 anni, 35 secoli, il greco è stato ininterrottamente parlato e ininterrottamente scritto. C'è sempre stato, dice Seferis, magari un po' esagerando, in ogni momento della storia della lingua greca c'è stato qualcun poeta che ha scritto in greco. E questo naturalmente è una cosa grande, anche una grande responsabilità per chiunque scriva il greco. Perché il greco moderno, il greco medievale e il greco moderno in particolare, è diverso dal greco antico, ma si può considerare un'evoluzione del greco antico. Quindi questo è un primo elemento che permette di affermare che il greco in realtà non è una lingua morta. Non è una lingua morta perché è rimasta viva, sia pure con delle trasformazioni, degli adattamenti nel corso dei secoli, e è tutt'oggi una lingua parlata. Non c'è la stessa differenza, uno può dire d'accordo, ma allora anche il latino, l'italiano e il latino, le lingue neolatine sono un'evoluzione del latino, però sono lingue diverse. E questo è vero. La differenza tra l'italiano e il latino è maggiore della differenza fra il greco moderno e il greco antico. Non so, così, banalmente. Un italiano che non abbia studiato il latino non capisce l'Eneide. Non credo che capisca l'Eneide. Se uno che non ha studiato il latino gli metti davanti 10 versi dell'Eneide non capisce, magari capisce Pius Eneas, capisce che più o meno vuol dire Pio Enea, ma si ferma lì, poi quel che c'è scritto non lo capisce. Un greco che non abbia studiato il greco antico non capisce Omero, questo no, devo ammetterlo, però per esempio capisce il Vangelo, perché il Vangelo è un, che pure il Vangelo è del primo secolo dopo Cristo, però è una lingua già popolare, una lingua già semplificata rispetto al greco letterario dell'età arcaica, dell'età classica, lo si capisce. E poi la storia, proprio la storia della lingua greca, è una storia complessa, perché c'è sempre stato il bilinguismo in Grecia, c'è sempre stato un diverso registro, anche quando si è affermata la lingua moderna, quella che si chiama dimotiki, la lingua popolare, però c'era sempre un registro linguistico più elevato, la cazzareusa, la lingua dotta, molto più vicina al greco antico. Poi la gente parlava il demotico, naturalmente, parlava la dimotiki, però
c'era questo registro, non so, per esempio i libri la lingua della Chiesa era la Casa Reusa, ma anche c'erano dei giornali, ancora dei giornali nel Novecento, prima della Riforma, che scrivevano in Casa Reusa. Quindi in realtà appunto è più un fenomeno di continuità. E poi, ed è la cosa che ci interessa di più, lasciando perdere i greci, diciamo, venendo a noi italiani occidentali, il greco ha lasciato delle tracce profondissime nell'italiano. Si è calcolato, questo penso che lo sappiate perché è un argomento che si ripete spesso, circa un quarto del lessico italiano, ma anche francese, inglese, è fatto da parole greche. Sono non soltanto le parole, ovvio, questo è ovvio quando si pensa alla lingua scientifica, no? La medicina, allora è chiaro che sono tutte parole greche. L'anno scorso, il 9 febbraio dell'anno scorso, la giornata mondiale della lingua greca, il 9 febbraio si celebra la giornata mondiale della lingua greca. E l'anno scorso abbiamo invitato un medico, il primario nel pronto soccorso di Niguarda, che è uno che ha fatto il liceo classico, ed era venuto e ha fatto un bel intervento, divertente, anche spiritoso. Cioè, avevo immaginato una visita, avevo immaginato un paziente che arriva al pronto soccorso in guarda e il medico che deve occuparsi di lui. E allora deve fargli la diagnosi e poi allora la come si chiama lì, l'anamnesi, deve... E via via poi tutte le parole, la terapia, Quindi la medicina è tutta fatta di termini, l'anatomia, di termini greci. Però anche proprio il lessico di base della lingua italiana, dentro tantissime, e delle lingue moderne, hanno tantissime parole greche. Non so, angelo, martire, chiesa, cinema, sono tutte parole greche, tutte parole che... poi ovviamente in italiano le lingue moderne hanno un significato un po' diverso rispetto a quello che avevano la Grecia antica, però derivano da lì. Quindi il fatto di rendersene conto è importante per capire anche meglio quello che diciamo, quello che ci esce di bocca, no? Se noi ci rendiamo conto di questo e sappiamo un po' il greco, insomma, abbiamo una qualche dimestichezza con il greco, controlliamo la nostra lingua, il nostro modo di parlare di più efficacemente. Vi propongo un giochetto che avevo proposto l'anno scorso alla giornata della lingua greca, non so se vi piacerà. Qualche anno fa la TV greca ha mandato in onda uno sketch del comico Marcos Seferlis, è una cosa di qualche anno fa, quando c'era la crisi economica in Grecia. Era diffuso un certo risentimento nei confronti dell'Europa, cioè i greci ce l'avevano un po' su con l'Europa perché avevano l'impressione che gli europei proprio fossero duri con loro. E questa scenetta proponeva un dialogo tra un turista inglese che arriva da Atene e un greco interpretato dall'attore, da Seferlis. All'inizio i due non si capiscono. Poi Seferlis comincia a dire in greco, adesso io lo dico in italiano ma dovete immaginare il discorso greco, sono entusiasta per l'astronomia, a analizzare col telescopio il cosmo, i pianeti, le galassie, ho anche la mania della ginnastica e dell'atletica, la poesia e la filosofia, ma anche la musica sinfonica, mi mandano in estasi. Matematica e tecnologia però per me sono un mistero, un enigma. Mi piace fare il protagonista a teatro, dramma e commedia, ma ora siamo in agonia, c'è il caos. Una volta era un paradiso, c'era armonia, poi la crisi economica, una tragedia, il panico, la catastrofe. Alla fine del discorso Seferlis chiede, mi ha capito? Certo, risponde in inglese. Lei parla inglese perfettamente. No, dice Seferlis, è lei che parla greco. Vabbè, questo è un giochetto naturalmente, però in effetti la densità di parole greche è grandissima. Naturalmente non bisogna esagerare. Avete presente quel film
il mio grosso matrimonio greco, che c'è il padre della sposa, che si chiama Portokalos, che si chiama Kostas Portokalos. Lui è convinto che tutto derivi dal greco, ogni parola. Infatti anche a un certo punto dice l'arancia viene dal greco. E vabbè, questo è una macchietta naturalmente. E sì, quindi non so. Certo, penso che si possano, questo che abbiamo detto credo che abbia un senso, sia ragionevole, sia vero. Poi c'è, uno potrebbe dire d'accordo, ma perché studiare il greco al liceo classico? Imporre a queste povere creature di studiare il greco antico? Non so, appunto, se questo che abbiamo detto è vero, io sono convinto di sì, lo studio del greco antico certo impone, come ogni studio serio impone fatica, questo è evidente, però mette in mano poi agli studenti uno strumento che è la lingua più la cultura, naturalmente la somma di lingua greca, cultura greca, letteratura, storia greca, uno strumento che li aiuta ad avere maggiore consapevolezza di sé, della propria lingua, della propria paideia, della propria la propria coscienza, ecco, avere una maggior coscienza di sé, una maggior coscienza di sé e del mondo in cui vivono. Quindi non so. Sarei in dubbio a definire il greco una lingua morta. Molto chiaro. C'era un'ultima questione sulla quale indugiavano parecchie domande. Ne abbiamo scelte due, come un po' più rappresentative, diciamo. Cioè, il tema è se non tanto la lingua, quanto proprio la cultura e l'attitudine alla vita, alla socialità, allo sviluppo di esperienze significative da parte dei greci antichi possa costituire un modello o quantomeno una sfida per noi oggi. Allora, le ultime due domande sono di Maria, a nome di Arianna, e perché il cambio di data ha creato un po' di problemi ad alcune che avevano fatto la domanda sì, ma non possono essere qui, e un'altra Maria che parla a nome suo e di Cecilia. Qui era talmente complessa la questione che hanno dovuto produrla in due. Prego. Io leggo la domanda di Arianna. Leggendo il suo libro, Siamo tutti greci, mi ha colpito il suo metodo di esposizione che con il tempo sono arrivata a riconoscere come tipicamente greco. Spiegare qualcosa parlando, almeno all'apparenza, di qualcosa completamente differente. Tutto il discorso sui diversi punti di vista tenuti delle opere teatrali legate alle donne era funzionale a mostrare le affinità presenti tra il metodo che noi moderni utilizziamo nel risolvere problemi e quello adottato dagli antichi. Osservare da diverse prospettive e punti di vista un medesimo fatto per poi trarne conclusioni. Il secondo punto che ho particolarmente apprezzato è quello riguardante l'oichia e l'oeconomia. In merito a questi temi ho trovato particolarmente interessante quello che io ho interpretato con un tacito invito alla società moderna di ritornare a quel rapporto proficuo di osmosi che vigeva tra la sfera privata e quella pubblica nell'antica Grecia. Un invito a non rinchiuderci nell'egoismo del pensa a te stesso e a pensare a quella che lei ha definito la nostra casa comune, che se per gli antichi greci poteva essere la polis, per noi oggi suona come un invito a prenderci cura della nostra terra. Volevo chiederle se condivide questa mia risposta. Buonasera, io parlo anche per Cecilia. La storia, ed in particolare la caduta dei regimi totalitari novecenteschi, tra i quali per esempio il comunismo,
ha mostrato come il modello di una città ideale già messo a punto da Platone nella cosiddetta Callipolis sia di fatto irrealizzabile. Per questo, con il tempo, si è cercato di costruire una società che provasse a rispondere alle problematiche concrete e che, se vogliamo, potrebbe assomigliare più al modello a misura d'uomo proposto da Aristotele. Al giorno d'oggi, tuttavia, lo sviluppo della tecnologia e il recente lockdown possono creare scenari di solitudine e indifferenza, e c'è il rischio che l'uomo perda quella socialità autentica e politica che, secondo Aristotele, costituisce la sua essenza più profonda. Fenomeni atemporali come la corruzione, inoltre, possono far perdere la fiducia da parte dei cittadini in un interessamento genuino degli uomini politici scelti per governare. Cosa possono dirci ancora oggi Platone e Aristotele davanti a problematiche simili? Grazie. Grazie. Grazie anche per queste domande, sono in realtà molto, molto ampie, mettono insieme cose diverse e complesse. Adesso cerco di dare delle risposte. Magari comincio da questo punto, che in realtà corrisponde alla seconda domanda, cioè l'impegno politico, alla fine l'impegno politico, no? Ossia, se non ho capito male, il modello greco presuppone una partecipazione attiva alla vita politica, il cittadino, appunto il polites, è chiamato a fare la sua parte, a non ritirarsi nel privato. E questo può essere in effetti importante anche oggi. Oggi si parla molto, no, di sfiducia nella politica, anche se ne parla continuamente, anche per esempio a proposito del numero crescente di persone che non votano o che hanno poca fiducia nei partiti, poca fiducia nelle istituzioni, questa disaffezione alla politica. E in effetti la Grecia, soprattutto in età, ovviamente in età classica, perché poi l'ellenismo è diverso, in età arcaica, in età classica, va in una direzione diversa. E sono un po' tutti gli autori della letteratura greca, del V secolo, pensiamo al V secolo, ad Atene, al V secolo, che è il momento di massima realizzazione, diciamo così, del modello democratico, è il momento in cui la democrazia ateniese si afferma compiutamente, quindi si sviluppa e si afferma compiutamente. In effetti i testi ci dicono questo. Non so, per esempio Socrate per certi versi è impegnato in una riflessione filosofica, quindi un'attività noi diremmo intellettuale, però partecipa alla vita della città, sappiamo dalle fonti che esercitò anche dei ruoli attivi, e poi se leggiamo quello che di Socrate ci dicono Platone e Senofonte, cioè diciamo così le fonti principali, i suoi tra virgolette biografi, Socrate non smette mai di, nel suo insegnamento, quando parla con i giovani, si rivolge ai giovani, non smette mai di incoraggiarli a dedicarsi alla politica, dedicarsi in maniera generosa alla politica, proprio perché partecipare alla vita della città fa parte del modo di essere, del modo di vivere. Uno che voglia essere cittadino fino in fondo non può non interessarsi di politica. Non so, è molto evidente per esempio il caso dell'economico di Senofonte. E a un certo punto c'è una lunga Socrate riferisce di un lungo incontro, di un lungo dialogo, una lunga conversazione che lui ha avuto con Iscomaco, che è un giovane ateniese sposato da poco, proprietario terriero,
e Iscomaco spiega com'è la sua vita, com'è la sua giornata. Quindi lui si occupa naturalmente del podere, spiega che tutti i giorni va al podere per sorvegliare il lavoro dei servi, dei suoi dipendenti, lavora lui stesso, non si vergogna di dare una mano anche nel lavoro concreto dei campi. Quindi diciamo si dedica all'oikos, si dedica alla casa, ai suoi interessi personali, privati, però si considera anche un cittadino al servizio della città. Per esempio si addestra continuamente, ogni giorno cavalca un po', quindi tiene fresca la sua abilità di cavalcare, perché poi, se chiamato alle armi, sa di dover militare tra i cavalieri, che è un impegno notevole dal punto di vista militare, dal punto di vista economico, ma anche, insomma, non è facile essere cavaliere, stare al servizio militare come Ippeus, come cavaliere. E poi si interessa naturalmente della vita della città. E Iscomaco può essere concepito un po' come un modello, o anche, sì, ma in realtà in tutti i dialoghi di Platone, Socrate, certo, si dedica a problemi, noi diremmo filosofici, affronta di volta in volta problemi filosofici, però sullo sfondo c'è sempre la vita della città e l'apporto che poi ciascuno deve dare alla vita della città. Oppure Aristofane, non so, si potrebbero citare tante scene, tanti episodi, forse quello più significativo da questo punto di vista è il prologo degli Acarnesi, che ha per protagonista un contadino di Ceopoli, è un nome parlante, di Ceopoli, cioè il cittadino giusto, insomma c'è dentro Dikaios, giusto, e Polis, città, quindi uno che dice le cose giuste alla città, che vuole che la città sia giusta, comunque è un nome che contiene un impegno politico. E questo Diceopoli, all'inizio, proprio quando comincia la commedia, lui è solo, è nella Pnice, cioè sul colle dove si riuniva l'ecclesia, si riuniva l'assemblea dei cittadini ateniesi, perché è un giorno di ecclesia, è un giorno in cui i cittadini sono convocati in assemblea e quindi sono tenuti ad andare lì per dar vita all'ecclesia. E, però non c'è ancora nessuno, è presto, è molto presto, lui ha... È l'alba praticamente, e lui è venuto dai campi, ha dovuto fare un pezzo di strada a piedi perché il suo podere è nella campagna, e quindi si è alzato molto presto, è venuto perché assolutamente non voleva mancare a questa ecclesia, che è importante perché c'è a tema, si dovrà discutere della pace, della guerra, della politica internazionale naturalmente. E lui spiega che è sempre il primo a venire, è molto seccato con gli altri che invece arrivano tardi, arrivano all'ultimo momento. Quindi si presenta proprio come il cittadino esemplare, pur essendo un contadino. E qui c'è un po' il discorso dell'oikos, quello che era contenuto un po' nella prima delle due domande. Questa cosa del rapporto tra la casa, quindi la dimensione privata, la gestione della casa, del patrimonio familiare e la politica, l'interesse per la città. E lì, non so, è complesso il discorso, perché da un lato sì, abbiamo dei testi in cui si dice esattamente questo, che in fondo la città altro non è se non una grossa casa, è diciamo l'equivalente su macro scala di quella che è l'economia domestica. E perciò non dovrebbe esserci una grande differenza di competenza tra l'amministrare bene il patrimonio familiare, la casa, e amministrare bene la città. È il discorso di Lisistrata, che però è un discorso, è una commedia, un discorso un po' paradossale. Lisistrata, nella commedia di Aristofane, appunto, che prende il nome da lei, dalla protagonista, spiega le ragioni per cui le donne di Atene, non solo di Atene, le donne, hanno preso in mano la situazione, no? Hanno deciso che
gli uomini sono stupidi, hanno dimostrato di essere totalmente incapaci di fare politica in maniera seria, quindi sono le donne che devono intervenire. A un certo punto c'è la scena in cui un magistrato ateniese, sdegnato, arrabbiato, anche sì, incredulo davanti a questa azione delle donne, arriva trafelato in scena a chiedere cosa diavolo pretendono di fare le donne, che dovrebbero stare a casa a fare la calzetta, diremmo noi, occuparsi di cose femminili. E Lisistrata spiega che no, non è assolutamente così. Proprio perché fanno la calzetta, virgolette, le donne sono perfettamente in grado di occuparsi di politica, perché cos'altro è? Dice, in fondo, la politica internazionale, quindi sciogliere, diciamo, i problemi di rapporti fra le poleis, non è molto diverso da sciogliere una matassa di lana ingarbugliata, una cosa che le donne fanno tutti i giorni, perché quando una tesse al telaio deve continuamente, le capita continuamente di dover sbrogliare dei nodi che si formano sul filo. E dice Lisistrata, non ci vuole molto, si scioglie il groppo tirando un po' di qua, un po' di là, e allo stesso modo noi risolveremo i problemi di politica internazionale mandando ambascerie, una di qua, una di là, e saremo perfettamente in grado di affrontare la situazione. Questo è un po' è paradossale, è un paradosso. Però questa idea, ecco, avete presente il motto che è stato, forse ancora, ma è stato sicuramente del movimento dei 5 Stelle per qualche tempo, uno vale uno, questo motto uno vale uno, per cui in fondo non c'è bisogno di questa grande competenza, preparazione per rivestire cariche pubbliche, purché uno sia onesto, prima cosa, e persona di buon senso, poi può farlo. Qui avevo riportato perché mi sembrava interessante, un passaggio di Beppe Grillo, una frase da lui pronunciata nel 2013 in occasione del suo tsunami tour, quando aveva fatto un tour in tutte le città italiane, appunto perché si preparavano le elezioni politiche e naturalmente lui faceva politica a favore del Movimento 5 Stelle. E in questa occasione a Pistoia, il 15 gennaio 2013, disse Grillo, questa gente che non è stata eletta da nessuno deve andare via dal Parlamento, e come ministro dell'economia e delle finanze voglio una madre che ha allevato e cresciuto 3 figli per dimostrare come si fa girare davvero l'economia. Voglio una madre di 3 figli che non ha fatto fallire la sua famiglia. Queste madri sanno che cos'è l'economia, molto meglio dei bocconiani. Che è interessante questa sovrapposizione, è un discorso un po' paradossale naturalmente. Adesso non so quali sono le vostre opinioni politiche, non voglio metterle in politica, però è un discorso chiaramente un po' forzato, un po' paradossale, che vuol dire una certa cosa, vuol dire appunto che alla fine il buon senso, l'onestà mettono in condizione le persone di magari affrontare anche responsabilità amministrative, insomma. Però è interessante che sia quasi le stesse parole, mutatis mutandis, quasi le stesse parole di Lisistrata. Quindi veramente abbiamo un immaginario moderno, un lessico moderno molto molto modellato sull'immaginario antico. E questo fa capire come il discorso pubblico, i problemi della polis, diciamo, quindi della vita politica, dell'amministrazione politica, alla fine non siano molto diversi rispetto a quello che... Certo, la scala è diversa, è chiaro che se pensiamo ad Atene di Pericle, è una città con 30.000 cittadini, con circa 150.000-200.000 abitanti, quindi una scala infinitamente ridotta rispetto a una nazione moderna come può essere l'Italia, la Francia, la Germania, però ci sono davvero molti molti punti in comune, molti molti punti in comune.
Se abbiamo ancora un secondo, sempre a questo proposito, avevo pensato, sempre a proposito di, ecco, proprio del lessico, del discorso pubblico, degli argomenti, le parole ricorrenti a cui si fa ricorso nel discorso pubblico per toccare i vari problemi, che hanno veramente molto, molto in comune con il lessico ateniese. La polarità nuovo-vecchio, la contrapposizione tra ciò che è nuovo e ciò che è vecchio, che è qualcosa che sentiamo usare continuamente, soprattutto nel marketing, no? Nel marketing viene continuamente proposto ciò che è nuovo come positivo rispetto a ciò che è vecchio. Quindi un modello nuovo di auto, un qualsiasi cosa, un qualsiasi prodotto tecnologico nuovo è per definizione migliore e preferibile rispetto a un prodotto tecnologico vecchio. Questo è scontato. Però è un discorso che si fa anche in politica. Se avete presente sempre Renzi, Renzi era famoso per essere il rottamatore, cioè a un certo punto lui irruppe nella politica italiana interpretando questo ruolo del rottamatore, dice basta con le anticaglie della politica, quindi basta con Berlusconi, Prodi, Bersani, ci vogliono idee, D'Alema, ci vogliono figure nuove, novità, e naturalmente la novità era lui, quindi questo giovane, questo enfant prodige della politica italiana, brillante, intelligente, portatore di idee nuove, insomma, interprete dello spirito dei tempi. Ecco, che è un discorso che poi viene continuamente ripreso, a parte Renzi, il rottamatore, ma anche adesso, adesso diciamo, uno dei temi caldi è come dire, le primarie del Partito Democratico, no? Ci sono i vari candidati e c'è Bonaccini che dice basta, bisogna cambiare la classe dirigente. La classe dirigente del Partito Democratico ha fallito, ha dimostrato, insomma, bisogna cambiare, e quindi naturalmente ci vuole qualcuno di nuovo, figure nuove, e lui rappresenta il nuovo. Ecco, questo è, appunto, lo troviamo tale quale nel discorso pubblico greco. Non so, per esempio Aristofane si presenta esattamente così, cioè dice che la scena teatrale ateniese è stata occupata troppo a lungo da queste vecchie cariatidi che hanno ormai esaurito la spinta, Cratino non fa ridere più nessuno, è vecchio, beve troppo, è ora di pensionarlo. Sì, ha avuto una carriera gloriosa, ma adesso per lui è arrivato il momento di ritirarsi. Dovrebbe star seduto a teatro ad assistere alle commedie dei giovani poeti brillanti, nuovi, intelligenti come lui, come Aristofane, che ha inventato un modo nuovo di far ridere, più intelligente, di far ridere ma anche di affrontare i temi della politica, perché naturalmente la commedia è satira politica, quindi è un veicolo di proposte politiche. Quindi voglio dire, non so se trovate queste cose che ho cercato di dirvi, trovate una qualche corrispondenza alle curiosità, alle domande che avete fatto. Appunto, oikos, oikonomia, oikos, vita privata, interesse privato e vita pubblica, partecipazione alla vita pubblica. Sono tutti temi che davvero, per i quali davvero un confronto con il passato, in particolare con la civiltà greca, ci aiutano a capire quali sono i percorsi dell'oggi, ecco, quali sono i percorsi mentali, lessicali, immaginari dell'oggi, e a riconoscerli come percorsi
radicati, diciamo, nella mente umana, nel sentimento, nell'esperienza umana. Bene, professore, noi la ringraziamo per il contributo che ci ha dato questa sera. Innanzitutto perché ha, come dire, fatto notare che oltre a docenti di lettere si può diventare anche presidente del consiglio dal liceo classico, e questo, come dire, è assolutamente uno stimolo, è un invito, insomma. Ma soprattutto ci ha fatto notare una cosa, cioè il fatto che l'educazione, nel momento in cui riprende dei modelli del passato che sono dei veri maestri, dei veri Ulisse, come diceva nel rapporto scolastico Telemaco, poi generano. Allora mi permetto di chiudere citando, magari sono passate via un po' veloci, citando le ultime due domande fatte dalle ragazze che sono intervenute. Perché una ragazza di quinta, due ragazze di quinta hanno chiesto questo. Noi diciamo i ragazzi di oggi sono quelli attaccati al cellulare, ai social, eccetera. La domanda era: al giorno d'oggi lo sviluppo della tecnologia sembra creare scenari di solitudine e indifferenza. C'è il rischio che l'uomo perda quella socialità autentica e politica che, secondo Aristotele, costituisce l'essenza più profonda dell'uomo. E un'altra ragazza di terza, Arianna, Maria ha letto la sua domanda, dice, parla di un rapporto di osmosi che vigeva tra la sfera privata e quella pubblica in Grecia. E dice, a me pare un invito per noi oggi a non rinchiuderci dell'egoismo del pensa a te stesso e a pensare a quella che lei definisce la nostra casa comune. Per gli antichi poteva essere la polis, per noi oggi suona come un invito a prenderci cura della nostra terra. Allora, a me pare che quanto ci ha detto questa sera il professore in qualche modo dia ragione di quello che queste due domande testimoniano. Cioè che lo studio della cultura classica è l'occasione per veder fiorire delle persone, cioè per veder fiorire una ragione capace di stare davanti al mondo, interrogarsi e provare ad entrare nel lagone della vita, non semplicemente, come dire, applicando una tecnica, ma anche interrogandosi sul senso di questo mondo e provando a fare di questo mondo qualcosa di migliore. E mi sembra che questo sia la ragione per la quale ci troviamo qui in quello che si chiama liceo classico a chiederci le ragioni di questi studi. Grazie a tutti, buonasera. Ci diamo appuntamento alla prossima serata culturale, che sarà il 22 febbraio con il professor Maddalena su questa figura del Novecento che è Vasily Grossman, Vita e Destino. Grazie, buonanotte a tutti.